Puntata ricca di servizi, quella di ieri, 1º maggio 2016, alle Iene, festa dei lavoratori italiani. Adesso vi elencherò tutti i servizi, di ciascuno vi farò un piccolo riassunto di Marco Maesano, Imam Romani e il potenziale terrorista. Buon Marco dice di andare in talune moschee clandestine della capitale Roma per documentare cosa direbbero gli imam. Una situazione veramente terribile, assurda, paradossale. Secondo servizio, firma di Nina Palmieri, la mole tempi di Google Translator, un ragazzo di nome Antonio, italiano di questa nazione, sposa una ragazza che vive in Egitto, ma il consolato lo le avrebbe negato il visto per diversi motivi che non sto qui a spiegarvi. Il ragazzo conosce la ragazza attraverso Facebook, iniziano a chattare, lui utilizza Google Translator per conversare con lei. E va tutto come deve andare, tanto che poi si sposano. Di Dino Giarrusso, l'Italia ha le mani sporche di sangue. Caricare, vendere o far transitare dall'Italia aerei da caccia dell'Arabia Saudita utilizzati per bombardare, punto interrogativo, una domanda più che lecita che Dino Giarrusso, la iena con la barba, decide di forse di rispondere. E poi di Filippo Roma, costretto a vendere dalla lobby del gioco, punto interrogativo. Pensate che un imprenditore sarebbe stato costretto a vendere le sue aziende di scommesse online e avrebbe chiesto 120 milioni di euro, se non vado errato, di risarcimento allo Stato. E poi di Giulio Goria, Baby Boss, il Far West di Napoli. Vengono intervistati alcuni ragazzi del buon Giulio Goria, di minore età, quindi minorenni, che farebbero parte di una gang napoletana. Ne escono veramente di ogni, sembra che, tra virgolette, in questa zona di Napoli ritroviamo, tra virgolette, la Tor Bella Monaca romana, quindi un quartiere veramente pieno di malvivenza. E poi di Nicolò De Viritis, ultima notte al Cocoricò, il buon Nicolò decide di recarsi la sera prima che il povero Lamberto, un ragazzo giovane, morisse, proprio al Cocoricò, questa bella discoteca dell'Emilia Romagna. E poi di Toffa, Hikikomori, i nuovi eremiti. La bella Nadia torna in Giappone, questa volta per parlare di un centro che aiuterebbe i ragazzi colpiti da questo disagio, ragazzi che per l'appunto non vogliono avere a che fare con la società, che vivono nella totale asocialità. E poi di Enrico Lucci, Miss Mamma Italiana, un servizio più che altro sarcastico, in cui appunto Enrico Lucci va a questo concorso per decidere quale sarà la Miss Mamma Italiana. E poi di Nina Palmieri, ancora 101 storie del genere follia. Gli atleti italiani alle Special Olympics di Los Angeles, storie veramente incredibili. E poi di Le Iene per l'appunto, senza assenza, quindi inviato, il però Danilo Di Luca, o meglio Bestia Vittoria, viene appunto invitato questo grande atleta. E questi sono i servizi di ieri alle Iene, 1º maggio 2016, festa dei lavoratori italiani, non solo. Il video termina qua, iscrivetevi, commentate, un saluto a tutti, grazie.